questo è un impasto di acqua, farina rinforzata, sale e olio extravergine di oliva che abbiamo fatto riposare per mezz'ora ed ora è pronto per essere tirato e messo su questo testo di rame stagnato per fare il primo strato della focaccia col formaggio. Mette un filo di olio extravergine sul testo per evitare che si attacchi, poi si tira bene partendo dai bordi. E si adagia sul testo. Si fa uscire bene tutta l'aria da sotto. E si passa alla crescenza, che va messa a pallini piccolini in cerchio fino a occupare tutto il testo di rame. Eccoci qua. Poi si prende l'altro disco di pasta e si ripete l'operazione precedente. Si allarga bene col mattarello. E si finisce di tirare a mano come quello di prima. Si schiaccia bene ai bordi per evitare che scivoli. E si buca più o meno in corrispondenza delle palline di stracchino. E si schiaccia bene. E col mattarello si elimina la pasta che avanza sui bordi. Ancora un filo d'olio sopra, un pizzico di sale e pronta per essere infornata. La inforniamo. Cuoce più o meno 5-6 minuti.